Andiamo ora a fare visita a una scuola di San Vito dei Normanni che sperimenta un nuovo modello didattico. Ci accompagna Claudia Bruno nella rubrica Scuola 10 e Lode, curata da Gianni Giampietro. Al bando la lezione frontale, si studia in gruppi e si discute con compagni e docenti in aula. Anche il concetto di classe cambia, sono i ragazzi a spostarsi per seguire le diverse materie. È la piccola rivoluzione del liceo scientifico Leonardo Leo di San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi, 180 studenti, 20 insegnanti. Abbiamo pensato al modello finlandese che mette al centro della didattica gli alunni, ci dice la preside. Facciamo leva sul senso di autonomia e di responsabilità, anche gli stessi spostamenti da un laboratorio all'altro fanno ovviamente affidamento sull'autonomia e sulla responsabilità. Non c'è più il docente che si sposta dall'aula della prima A verso l'aula della seconda B, ma sono i ragazzi che in gruppo si spostano dal laboratorio del docente al laboratorio di un altro docente. Un cambiamento radicale dell'organizzazione che ha coinvolto anche gli insegnanti con corsi di formazione specifici. Ogni docente ha a disposizione un laboratorio, le aule sono dotate di lavagna multimediale e videoproiettore e la lezione non si limita alle ore scolastiche. Adottiamo anche una tecnica di insegnamento molto particolare che è la flipped classroom. Io registro le lezioni a casa, le propongo ai miei alunni che la vedono quindi a casa, arrivano in classe che già sanno, quindi se già sanno sono più partecipi e più attivi nell'apprendimento. All'inizio c'è stata qualche resistenza, dice la preside, ma ora prevale l'entusiasmo per un modello che coinvolge i ragazzi e promuove la collaborazione. Ognuno di noi è responsabile del proprio compagno. Nel momento in cui siamo in difficoltà noi ci rapportiamo con il nostro compagno e allo stesso tempo ci possiamo rapportare in maniera più semplice con la nostra docente che è sempre disponibile ad aiutarci. Restare per un anno intero, 5 ore al giorno, nella stessa classe anche da una condizione psicologica nello studente che è un po' frenato. Invece il fatto di cambiare sempre ambiente, di comunque spostarsi, di avere la possibilità di relazionarsi anche in quei 5 minuti che richiedono per lo spostamento tra le aule, comunque è un vantaggio notevole per lo studente. I costi dell'operazione? Circa 20.000 euro per adeguare gli spazi e acquistare le armadietti a disposizione dei ragazzi. La provincia ha contribuito fornendo banchi e sedie. Sono dei costi che la scuola ha sostenuto in autonomia, ovviamente facendo leva sui risparmi di diversi anni che poggiano sul contributo volontario delle famiglie.